difficile che stiamo vivendo. Io ho preparato una breve presentazione. Presentazione del nostro lavoro di lettura di Dante sotto il cielo di luglio, qui in piazza Aldo Moro di San Martino di Venezia, in questo mercoledì 15 luglio 2020, in questo anno di sorprese dolorose come la pandemia del Covid-19, che ci ha tenuti chiusi in casa e separati l'uno dall'altro e ha imperversato nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Vogliamo che Dante sia un riferimento forte al nostro stare insieme per vincere la paura e il sospetto che ci tiene lontani. Lo stato d'animo di Dante all'inizio del viaggio nei tre regni dell'aldilà e durante tutta la discesa negli inferi ben si addice al nostro sentimento di attesa, di speranza in questi tempi inaspettati di pandemia. Anche noi ci attacchiamo ai versi di Dante, certi che prima o poi il coronavirus finirà e noi rivedremo le stelle, con l'insegnamento che da questo pericolo dobbiamo trarre. Amare la vita nelle sue piccole cose, proprio quelle che sembrano scontate e che oggi rischiano di mancarci. Noi credevamo che tutto ci fosse dovuto, e invece non è così. Il percorso è duro e leggendo Dante, ecco, potremmo trovare coraggio. Mi viene in mente, come anche Primo Levi, senta la necessità di leggere Dante nell'inferno del Lager e come lo insegna il suo compagno di prigionia, un ragazzo francese. E cosa leggono? Il canto 26 dell'inferno, il canto di Ulisse. Commovente che Primo Levi cerchi di ricordare Dante ad Auschwitz, che si sente in pena perché non ricorda tutto il canto, ma solo alcuni versi. Commozione che ci porta a domandarci cosa noi ricordiamo di ciò che abbiamo vissuto e studiato a scuola. Commovente che non gli basti il senso più generale del testo, ma che desideri anche nell'inferno del Lager ripetersi quelle parole in poesia, poiché esse non possono essere che come sono state scritte da Dante stesso. Commovente è che voglia spiegare Dante la commedia a Jean, un detenuto francese, e voleva spiegarla in francese, sapendo di non potervi riuscire per la difficoltà nel padroneggiare quella lingua. Commovente come avverta che Dante sia capace, anche a distanza di secoli, di interpretare la situazione umana, l'essere schiacciati dal male insieme con l'anelito alla verità. Commovente che quei versi li abbiano fatto dimenticare chi sono e dove sono, o forse gli abbiano permesso per un attimo di ritrovare chi era e dove era. È l'augurio che ci facciamo a vicenda in questa notte dove finalmente torneremo con Dante a rivedere le stelle. Virgilio ed io salimmo su, egli per primo, io secondo, tanto che io vidi delle cose belle che porta al cielo per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ecco, buona serata a tutti, ecco. Grazie a Gianni Vacchelli, grazie a Cristiano Gallian, grazie a Gianni Giavara, grazie a tutti coloro che collaborano. E buona serata, io ringrazio veramente, sono contento perché vuol dire che c'è fame anche un po' di cultura, ma di capire e di conoscere anche grandi personaggi che hanno marcato anche il nostro cammino di cultura come Dante. Grazie. Bene, allora adesso abbiamo un breve intermezzo musicale perché questa sera c'è Dante e musica. La parola di Dante è musica, ma abbiamo anche una musica vera di un chitarrista importante come Cristiano Gallian, e quindi c'è un intermezzo suo iniziale, poi dopo partiamo. Thank you.
Bene, grazie intanto queste note affascinanti, alle parole molto toccanti e profonde e vere di Don Giuliano, che ringrazio anche per questo triplice invito. Questa sera, questo primo mercoledì, siamo con l'inferno, mercoledì prossimo saremo con il purgatorio e l'ultimo mercoledì del mese, il 29, saremo con il paradiso e sempre con la musica delle parole di Dante e con la musica effettiva di bravissimi musicisti. Grazie anche a tutti voi di essere qui numerosi. Anch'io credo che sia molto bello trovarsi insieme per un momento di cultura popolare e alta insieme, e di trovarci insieme intorno al poeta, forse al più grande italiano di sempre, stringerci intorno al suo racconto e sentire questo grandissimo saggio, questo genio di bellezza, di intelligenza, di intelletto d'amore, parlarci e essere una guida per noi in questo momento, come ha detto anche prima Don Giuliano. Credo anche che sia giusto citare un testo canonico come Primo Levi, se questo è un uomo, perché Dante è stato importante ad Auschwitz, e quindi Dante è importante anche oggi, che non è un momento meno facile o non è un momento meno periglioso, per tante ragioni, ma non solo per gli ultimi mesi, perché è un momento appunto di necessario cambiamento e di necessaria presa di coscienza. E allora quindi viaggeremo insieme con il poeta in questo viaggio. Io questa sera mi vorrei occupare principalmente del secondo canto dell'inferno. Naturalmente vi darò delle suggestioni, perché non so che esperienza voi abbiate di Dante, ma io so che posso parlare di Dante per due ore su un verso, su due versi, su tre terzine. Figurarsi un canto meraviglioso come il secondo, che poi presuppone che vi dica anche qualcosa del primo canto. Quindi naturalmente sono solo delle suggestioni, l'incontro è pensato così, io adesso parlerò un po', e poi mi piacerebbe dialogare con voi, nel senso che io so che il poeta tocca sempre il nostro cuore, la nostra mente e le nostre viscere, cioè le tre parti che ci costituiscono, e quindi magari mi direte voi risonanze, domande, suggestioni, con tutta semplicità, perché siamo qui insieme, come dicevo, intorno alla parola ispirata e ornata di questo grande genio. Se poi qualcuno dopo volesse approfondire queste cose, io ho anche scritto tanti libri, lì ce ne sono un po', che sono nati nell'amore sempre, e abbiamo bisogno oggi di approfondire, abbiamo bisogno di tornare a leggere, a studiare con calma. È proprio è un nutrimento assolutamente fondamentale per noi. Allora, come vi dicevo, vi parlerò un po' del secondo canto, leggeremo anche il secondo canto. Però per capire il secondo canto naturalmente abbiamo bisogno del primo. Che cosa sono il primo e il secondo canto della commedia? Sono due inizi. Dante è una meraviglia continua ed è uno stupore continuo, anche per chi lo studia da una vita come me. Fin da quando ero ragazzino sono stato catturato e mi sono innamorato del poeta. Non si finisce mai di restare stupiti. Quindi una delle tante cose incredibili di questo libro è che ha due inizi. Il primo canto è l'inizio di tutta la commedia e il secondo canto sarebbe l'inizio propriamente dell'inferno. Che cos'è l'inferno? Anche qui ci vorrebbe una serata per dire che cos'è l'inferno. Direi che l'inferno in questo caso lo connoterei in due modi: è il regno dell'incoscienza e dell'inconsapevolezza, ma è anche il regno dell'accorgersi. La qualità dell'inferno è l'incoscienza. Molti dannati vivono, i dannati vivono nell'incoscienza e nell'inconsapevolezza. Se è colpa di qualcosa è sempre colpa di qualcun altro. Se si è all'inferno, Francesca, perché sei all'inferno, amor calcor gentil, amor carul amato, è colpa di amore, non è mia. Il regno dell'inferno è il regno dove io non sono consapevole. Oppure io potrei anche essere consapevole del mio errore, ma credere che esso sia per sempre irredimibile.
Quindi l'inferno ha un'incoscienza di questo tipo, o è l'incoscienza del non accorgersi dell'inferno che sta dentro di te, intorno a te, oppure accorgersene ma pensare che esso non sia trasformabile. E quindi alcune volte i dannati sanno del loro peccato, ma ritengono che esso sia pietrificato, come loro sono pietrificati. L'inferno è il regno del non cambiamento. È il regno dove io credo di non poter mutare me e la realtà. Naturalmente questa non è la realtà per Dante, è l'inferno. Ma badate bene, noi spesso scambiamo la realtà per l'inferno. L'inferno è una realtà invertita, tra l'altro. Tutto nell'inferno è invertito, tanto che alla fine il nostro Dante si accorgerà in qualche modo di avere camminato testa in giù e piedi in alto, come Lucifero. E soltanto superando Lucifero si raddrizzerà. Quindi l'inferno è questo: sto nell'inconsapevolezza, non mi accorgo di niente, non mi accorgo di niente dentro di me, non conosco me stesso e non conosco la realtà esteriore. L'inferno è il non avere coscienza politica, un peccato tragico per Dante e purtroppo molto comune per noi. Noi alcune volte abbiamo qualche consapevolezza interiore, abbiamo qualche conoscenza psicologica, siamo diventati persone capaci di una certa lettura interiore, non sempre, ma siamo cittadini inconsapevoli all'infuori e l'inconscio si è spostato da dentro a fuori ed è diventato un inconscio politico e sociale. Vuol dire essere all'inferno, è il regno dell'inconsapevolezza e del non accorgersi. Dall'altra, l'inferno è il regno in cui ti puoi accorgere. Di che cosa? Ti puoi accorgere che quello intorno a te è l'inferno e che dentro di te le cose non funzionano. Ti accorgi, mi ritrovai per una selva oscura, mi accorsi di essere dentro una bolla. La selva oscura è una bolla anche, che ti imprigiona. Mi accorsi di essere dentro una bolla, mi accorsi di avere scambiato la vita per un piccolo oblò. Mi accorsi di avere scambiato il mio piccolo punto di vista per l'Aleph, per il punto da cui potrei vedere tutto. Mi accorsi dell'oscurità che mi abitava, mi accorsi dell'oscurità che abitava il mio tempo. Mi accorsi, ebbi paura, fui anche terrorizzato da questo, mi parve di morire, ma è l'inizio del risveglio. L'inferno è il regno dove tu ti accorgi che le cose non vanno bene. E non è brutto accorgersi che le cose non vanno bene, è il primo passo della salvezza, perché altrimenti tu non sei nell'inferno, ma sei in una totale apatia, in una totale rassegnazione, quasi peggio dei dannati. Sei nell'ignavia, che voi sapete non sono neanche dannati gli ignavi, sono nell'antinferno. Sei un ignavo, sei un codardo, sei un totale irresponsabile. Ecco, allora l'inferno è questo. Di che cosa si accorge Dante in quelle prime terzine, in quella prima terzina che tutti conosciamo, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita? Beh, si accorse che aveva perso il centro, nel mezzo. Aveva perso il centro, era scentrato. Aveva perso il centro di se stesso, aveva perso il centro della sua essenza. Anche la sua epoca aveva perso il centro. Dante rappresenta se stesso ma rappresenta l'umanità. La sua epoca aveva perso il centro. Pensate che quel centro, poi lo scopriamo leggendo la commedia, per Dante, tra le altre cose, non è solo un centro interiore, il centro della realtà è Cristo. Il Cristo che sei destinato a diventare. La commedia è il cammino di un uomo che si cristifica. Il centro è Maria. Nel mezzo del cammin di nostra vita, siamo abituati a sapere a 35 anni, no? Nelle parafrasi si dice a 35 anni, ma vuol dire anche nel centro del cammino della nostra vita. E per Dante il centro del cammino della nostra vita sono Maria e il Cristo. Ma non solo in senso cristiano, naturalmente, Dante poi è cristiano, ma il Cristo e Maria per Dante sono un'umanità piena, realizzata. Sono ideali che trascendono il nostro piccolo sguardo. Non importa quindi se voi siete cristiani, potete risuonare con il nome di Cristo e di Maria. Se non siete cristiani, se siete laici, se siete atei,
sappiate che il Cristo e Maria rappresentano un andare oltre, il non essere chiusi appunto in una bolla, in una piccola visione, in un particolare, in un particolarismo, e avere grandi ideali, valori per i quali tu sei in qualche modo disposto a trascendere te stesso e a mettere in discussione te stesso. Ecco, Dante si era accorto che questo era perduto per lui, era perduto per il proprio tempo, soprattutto era smarrita la vita, nel mezzo del cammin di nostra vita smarrita. Ecco il peccato fondamentale, era smarrita la nostra vita, non la vita di uno, non la vita del più bravo, non la vita del più ricco, non la vita del migliore, non la vita individuale, non la vita privata, era smarrita la nostra vita. Terribile, terribile. Però te ne accorgi e inizi a disobbedire anche, perché inizi a non accettare. E Dante, in fin dei conti, nel primo canto, sotto tanti punti di vista, disobbedisce al suo tempo, che vorrebbe che lui restasse così, perché in fin dei conti l'inferno vuole anche che tu resti nell'inconsapevolezza. E Dante farà un cammino di disobbedienza, farà un'iniziazione, potremmo dire un risveglio, che è un risveglio che lo renderà un uomo, un cittadino, un essere umano completo, capace di auscultarsi dentro e capace di leggere il proprio tempo e di accorgersi di poter dare un contributo al proprio tempo. Uno dei messaggi straordinari che Dante ci consegna è l'idea che ciascuno di noi è destinato a dare un contributo al proprio tempo, non necessariamente un contributo di genio eccelso come quello di Dante, che ci ha lasciato l'opera più grande che un uomo abbia mai scritto, come dice Jorge Luis Borges, il libro più grande che un essere umano abbia scritto è questo. Non è che noi siamo chiamati a scrivere un libro così grande, ma siamo chiamati a dare il nostro contributo, questo sì. E in fin dei conti è questo anche che Dante scopre. Nel primo canto scopre tante altre cose. Scopre, per esempio, che questa selva oscura nella quale si è trovato, nella sua connotazione negativa, è una selva oscura perché vi dominano tre fiere, che alla fine, lo sapete, la lonza, il leone e la lupa, che a un certo punto magicamente tra virgolette, diventano un'unica fiera, la lupa. Che cosa rappresenta la lupa nel mondo di Dante? La lupa del mondo di Dante rappresenta la cupidigia interiore, l'egoismo, l'essere richiusi su se stessi come peccato individuale, e dal punto di vista collettivo rappresenta il costruirsi di un sistema che trasformerà la realtà in mercatanzia, così dice Dante nel Convivio, cioè che trasformerà la realtà in merce. Magari siete stupiti di pensare che Dante abbia intravisto queste cose, ma Dante ha intravisto queste cose, si è accorto che stava nascendo un sistema che avrebbe fatto di tutto mercato, tutto sarebbe diventato merce. Questo non vuol dire che per Dante ciò che c'era prima, potremmo dire ad esempio l'istituzione feudale, andasse bene. Naturalmente l'istituzione feudale era ingiusta, l'istituzione feudale era classista, l'istituzione feudale era naturalmente, oggi diremmo, inaccettabile da tutti i punti di vista democratici. Ma Dante si accorge che il sistema borghese, che potrei definire senza alcun timore di smentita protocapitalista, a Firenze nasce la prima finanza e il fiorino è il dollaro del tempo, ecco, Dante si accorge che sta nascendo un sistema della quantità e della quantificazione e urla nella commedia fin dal primo canto il suo orrore, e bisognerà lottare contro la lupa. Non accorgersi che bisogna lottare contro la lupa, che rappresenta la cupiditas, la cupidigia, eretta a sistema, non solo interiore, ma eretta anche a sistema sociale e politico. Ricordatevi che il nesso perduto per noi è l'interiorità, il sociale e il politico. Questa triade in Dante non è smembrata. In Dante questa triade è costitutivamente connessa, perché Dante crede nelle triadi e crede nella Trinità. E quindi sa che le cose sono connesse in relazione tra di loro. E allora Dante, fin dal primo canto, che come vi dicevo è introduzione a tutto il poema, tra le altre cose ci dice che sarà necessaria una lotta dura contro la lupa, perché la lupa fa vivere grame le genti, affama i popoli.
e accumula soltanto denaro e ricchezza per pochi. L'attualità di questo messaggio dantesco oggi è sconvolgente. È anche sconvolgente che noi, soprattutto anche tanti illustri dantisti, abbiano fatto passare Dante per un reazionario, uno che non capiva il suo tempo, uno che era povero poeta, illuso nel suo mondo della poesia. Forse Dante non era per niente illuso, capiva perfettamente il proprio tempo, semplicemente pensava che il proprio tempo stesse prendendo una direzione sbagliata e la denunciava. Altro che passatista, altro che il progresso è progresso quando migliora la qualità della vita delle persone. Se il progresso migliora la qualità della vita di tre persone a scapito del bene comune, non è progresso, per Dante è regno della lupa, è ingiustizia. E la vita umana non è compiuta se non c'è più giustizia sulla terra. Pensate che questo Dante lo dice anche da cristiano e da credente. Il regno di Dio non è solo dentro di noi, è anche fuori. Il regno di Dio è anche in qualche modo politico, naturalmente distinguendo i poteri. Ma il regno di Dio vuol dire maggiore giustizia sulla terra, altrimenti è una contraffazione. Allora Dante nel primo canto si accorge anche di questo. Un'altra cosa straordinaria di cui Dante si accorge nel primo canto è che farà questo viaggio non da solo, farà questo viaggio accompagnato dalla saggezza, dalla sapienza, dalla sensibilità, dal genio del più grande poeta d'Occidente prima di lui, Virgilio, un pagano. Questo è l'altro colpo di scena a cui noi non siamo più abituati, non ci meravigliamo più del fatto che il nostro Dante abbia scelto come guida per fino a Purgatorio 30 un pagano, che per Dante assomma il meglio dell'umanità fino ad allora. Virgilio è il migliore poeta, Virgilio è l'uomo che ha utilizzato la parola non solo nel suo valore estetico ma anche nel suo valore civile e etico. Virgilio è uno che ha descritto la discesa agli inferi di un protagonista, Enea. Virgilio è un poeta politico che ha parlato di un impero che portasse giustizia nel mondo. Ecco, vi dicevo prima che quando Dante denuncia il protocapitalismo non sta difendendo il feudalesimo, immagina nella sua idea una parola che per noi non è più buona, impero, una sorta di Europa unita. Il sogno dell'impero è un'Europa unita che abbia due pilastri su cui reggersi, un pilastro spirituale e un pilastro politico. Questa per Dante è un'Europa unita, sarà un'Europa che ha un'anima spirituale e culturale e che ha un'anima politica. Il papato come simbolo di spiritualità, come simbolo, non vuol dire che tutti devono seguire il papa, lo dice anche Dante nel Monarchia, gli sciiti non seguiranno il papa e gli indiani non seguiranno il papa, ma è un richiamo spirituale, e l'imperatore invece come richiamo politico. E quindi questo governo più giusto, basato su una spiritualità, su una cultura e su una politica, notate bene che la parola economia non c'è. Non c'è l'economia, cioè la divinità del nostro tempo. L'economia nel mondo di Dante è embedded, è incorporata. Non bisogna neanche nominarla perché è incorporata nei valori spirituali, culturali e politici. Essi governano l'economia, non l'economia disembedded, discorporata, assolutizzata. Virgilio sarà un compagno di viaggio perché bisogna compiere un viaggio, bisogna, una volta che ti sei accorto di tutto questo, bisogna scendere agli inferi. Bisogna scendere agli inferi e bisogna scoprire tante cose, bisogna vedere, accorgersi di tante cose intorno a noi. È il punto fondamentale, non ci si trasforma se non si scende in profondità. La discesa agli inferi non è solo un valore negativo, noi sentiamo discesa agli inferi e siamo terrorizzati. La discesa agli inferi vuol dire discendere sicuramente nelle zone ingiuste della realtà, nelle zone disarmoniche di noi stessi, ma significa anche scendere nelle zone inconsce, incompiute della realtà e iniziare a vederle. Non puoi fare questo cammino da solo, ma hai bisogno di una guida. Hai bisogno di una guida saggia. Ecco, il cammino a cui noi siamo chiamati è un accorgersi e un discendere. Naturalmente questo accorgersi e questo discendere sono viaggi che sono già stati compiuti, lo vedrete nel secondo canto, sono stati compiuti da Enea, sono stati compiuti da Paolo
e soprattutto sono stati compiuti dal Cristo, che per Dante è l'archetipo di tutto il viaggio. Il Cristo è colui che è sceso agli inferi, ha abbracciato gli inferi, è risalito, è risorto ed è asceso. E quindi la vita del Cristo è un'incarnazione, è un vivere in pienezza, una passione, una discesa agli inferi, una morte, una discesa agli inferi, una resurrezione e un'ascensione. Il destino di Cristo non è privilegio di uno, ma è la possibilità di tutti. La morte di cui parla Dante non è solo, naturalmente, non è tanto la morte fisica, ma sono passaggi di consapevolezza, di morte, resurrezione, di trasformazione. Quindi noi capiamo Dante se ci mettiamo nell'ottica che possiamo trasformarci e che possiamo uscire dalla paralisi della paura, dove servono tutte le nostre migliori qualità. Serve fortezza, fantasia, creatività, intelligenza, aiuto, naturalmente. Non si fa da sole questa cosa, la si fa insieme. È in gioco la nostra vita. Ecco, Dante si accorge nel primo canto che la via diretta di chi, uscito dalla selva oscura, vede un colle e dice: ah, che bello, adesso io vado direttamente al colle, è una via sbagliata. Non puoi andare direttamente al colle, prima devi crescere giù. La discesa è una crescita giù, è una crescita in profondità. Se tu vuoi fare il viaggio diretto senza vedere il negativo e senza scoprire anche il positivo del negativo, allora tu stai sbagliando completamente il viaggio. Osservate in questo senso come la nostra epoca è menzognera. La nostra epoca smentisce costantemente quello che ci sta dicendo il poeta, che si basa non solo sulla sua esperienza personale, ma anche appunto su grandi miti e sui testi sacri fondativi dell'Occidente. Il nostro tempo svaluta la negatività e l'osservare le cose che non vanno. Uno diventa immediatamente un menagramo, un gufo, devi pensare positivo, devi sorridere come un ebete anche se tutto va male, oppure devi stare trincerato nella paura, annichilito nella paura. Quindi o siamo in una idiozia da selfie, oppure siamo terrorizzati e bloccati nella paura. In qualunque caso siamo nell'inconsapevolezza e all'inferno, quello degli ignavi però, l'anti-inferno. E invece abbiamo necessità di scendere, di crescere dentro e di scoprire allora che la selva oscura da una parte è anche piena di bene, perché ci sono energie che si liberano e si sbloccano. È lungo dirvi questo, l'inferno da una parte è un luogo etico dove le persone che danneggiano soprattutto gli altri nel bene comune sono quelli che stanno più nel basso dell'inferno. Coloro che ledono gli altri, per Dante, sono i più colpevoli. È molto più colpevole un corruttore di un lussurioso. È molto più colpevole un traditore dei benefattori dell'umanità che non appunto uno che ha peccato per lussuria. Che è naturalmente un peccato che Dante non giustifica. Ma questa è la coscienza politica di Dante. Dove metterebbe Dante i criminali che distruggono la terra oggi? Che annientano gli equilibri dell'ecosistema? È un crimine contro l'umanità e contro la terra stessa, che è vivente, perché è pervasa dalla nostra vita. E per Dante la terra è viva. La terra è così viva che quando Lucifero è caduto la terra ha avuto paura di lui, si è spostata, perché aveva paura di questo mostro. La terra è viva, sente, è senziente in modo diverso dagli esseri umani, ma è viva e sente. Mi sono dimenticato di salutare gli amici che ci seguono via Facebook anche. Abbiamo degli amici che ci seguono in diretta Facebook da tanti paesi anche, un po' dall'Italia, ma ci seguono dall'Argentina, dal Brasile. In questa quarantena, con altri due amici dantisti, Mirko Cittadini e Riccardo Starnotti, che saluto caramente, abbiamo fatto tante dirette Facebook e tante persone si sono accorte che era proprio come diceva Don Giuliano, che Dante li aiutava ad attraversare la selva oscura di questi mesi. E quindi colpevolmente in ritardo li saluto. Ero così preso dalla gioia di vedervi in corpo e anima, che è naturalmente molto superiore che fare le dirette Facebook, e quindi preso dall'entusiasmo mi sono dimenticato anche da degli amici che ci seguono da Buenos Aires, dall'Australia e magari invece da luoghi limitrofi. Ecco, allora,
Che bello, a questo punto io ho capito che posso scendere agli inferi con il mio maestro, però adesso arriva il secondo canto. Una volta che Dante ha capito questa cosa di giorno, di notte gli viene paura, perché dice, ma chi me l'ha fatto fare di dire di sì ieri? Perché ieri mi sembrava tutto chiaro di giorno, adesso che è notte non mi è più chiaro niente. Naturalmente voi capite che questo è un passaggio fisico di un'umanità straordinaria, succede tante volte così, che uno dice mamma mia, ma quanto mai mi sono preso questa cosa, quanto mai ho detto di sì, come ho potuto essere così fiducioso? La notte è luogo da una parte in cui magari faccio i conti con me stesso, ma è anche luogo dove le luci sono diverse, ciò che mi sembrava chiaro prima adesso non mi sembra più. Naturalmente questa notte diventa anche un luogo simbolico, una sorta di notte oscura che il nostro Dante Giovanni della Croce vive, ma anche la selva oscura è una notte oscura. Ecco, quando cito anche forse il più grande mistico cristiano Giovanni della Croce, Giovanni della Croce sa che le notti portano incontri straordinari, anche se possono essere terribili. Sono due poeti, Dante e Giovanni, che sanno attraversare le selve e le notti oscure. Però al nostro Dante gli viene paura, e allora nel secondo canto dell'Inferno è terrorizzato. E così che cosa succede nel secondo canto dell'Inferno? Succede che Dante pensa di non poter compiere questo viaggio. Si sente bloccato, dice io non sono Enea, io non sono Paolo, nessuno mi crede degno di fare un viaggio del genere. Loro sono grandi uomini, sono grandi eroi, grandi mistici. Uno ha fondato alla lontana l'impero romano, l'altro è l'apostolo delle genti e ha vissuto una grande esperienza mistica, come lui racconta nella seconda lettera ai Corinti, che lo ha portato in paradiso, con o senza il corpo, non so dire, da vivo. Paolo ha vissuto un'esperienza mistica folgorante. Dice Dante, io non sono come loro. E a questo punto Virgilio risponde, guarda che non sei solo, e adesso ti racconterò che cosa è successo e come io sono giunto a te. Sono giunto a te perché tre donne benedette si sono mosse gratuitamente per amore verso di te. E queste tre donne benedette, questa trinità femminile, anche qui capite, ma perché non saltiamo più sulle sedie quando leggiamo Dante e leggiamo che c'è una trinità femminile anche. Maria, che come vi dicevo è il centro della commedia assieme al Cristo, Maria è fondamentale, Maria è l'inizio e la fine della commedia, è già presente nel primo verso della commedia, nel centro del cammino della nostra vita, ed è presente in Paradiso 33 con lo straordinario inno alla Vergine. E Dante entra nel mistero della Trinità diventando come Maria, facendo come Maria. Quindi Maria è la potenza femminile della commedia, dall'inizio alla fine, la dobbiamo ancora riscoprire tutta la Maria di Dante, perché è una cosa di una bellezza, di una grandezza, di una dignità immense. L'altra è Lucia, la santa siracusana martire, a cui probabilmente Dante era devoto per un problema agli occhi, di cui ci racconta in Convivio, e la terza è la donna più importante della sua vita, Beatrice. C'è una trinità femminile che si è mossa e tu non sei solo, e allora non avere più paura, non avere più viltà, torna a avere coraggio, fortezza e a rimetterti in viaggio. E che cosa succede? Succede che già nel secondo canto Dante vive un passaggio di morte e di resurrezione. Ne ha già vissuti vari nel primo canto. Questo è molto importante da capire. Io questa cosa in un mio libro la chiamo ritmo cristico. Nella commedia c'è un ritmo cristico, cioè si muore e si risorge continuamente. Le morti e le resurrezioni avvengono qui, in questa vita. Dante è vivo, non è morto. Il viaggio che fa nell'aldilà lo fa da vivo con il corpo fisico. Mentre San Paolo dice che lui non lo sa se aveva il corpo fisico, Dante dice che lui ce l'ha il corpo fisico, ha ancora il corpo fisico di carne. E compie questo viaggio col corpo fisico di carne. D'accordo? È molto importante questa cosa. E allora Dante risorge nel finale del canto e si paragona a dei fiori che sono prima chiusi per il gelo
e poi finalmente, quando arriva l'alba, si dischiudono ed è pronto a compiere questo viaggio di trasformazione. Il canto lo potete dividere essenzialmente in quattro parti. Dal verso 1 al verso 9 avete la protasi, cioè Dante fa una sorta di invocazione alle muse, così come facevano i grandi poeti dell'antichità, Omero e Virgilio su tutti. E Dante assomma in sé Virgilio e Omero, Dante è nuovo Omero e nuovo Virgilio. Dal verso 10 al verso 42 avete il dubbio di Dante, che vi ho riassunto. Dal verso 43 al 126 avete la risposta di Virgilio e negli ultimi versi avete la resurrezione di Dante. Allora adesso, se voi siete d'accordo, intanto come va? Tutto bene? Riuscite a seguirmi? Siete assopiti? No? Siete desti? Bene, molto bene. Spero che vada tutto bene anche per gli amici di Facebook. Stefano, tutto a posto anche loro? Sì, tutto a posto. Ok, mi hanno perdonato che non li ho salutati? Va bene, ok. Allora, leggiamo a questo punto questo canto, perché io vorrei adesso immergermi e che ci immergiamo nella straordinaria parola di Dante e poi io ne commenterò alcune parti e poi dopo dialoghiamo un po' insieme. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro. E io soluno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitade. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, Enea, corruttibile ancora, d'immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto che uscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che i fu dell'alma Roma e di suo impero, nell'empireo ciel per padre eletto. La quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo u siede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde gli dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andavvi poi lo vas d'elezione, San Paolo, per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Me degno a ciò, né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me che io non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi fec'io in quell'oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa. La qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onorata impresa lo rivolve come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti perché io venni, e quel che io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucean gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese, mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio, e non della ventura nella diserta piaggia impedito, sì nel cammin che voltè per paura, e temo che non sia già si smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levate, per quel che io di lui nel cielo udito, or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestieri al suo campare l'aiuta,
sì che io ne sia consolata. Io son Beatrice, che ti faccio andare. Vegno del loco ove tornar disio. Amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Tacette allora, e poi cominciai io, o donna di virtù sola, per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir, se già fosse me tardi, più non te uò caprirmi il tuo talento, il tuo desiderio. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scendere qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saver cotanto adentro, dirotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temer si dee di sole quelle cose c'hanno potenza di fare altrui male, delle altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma desto incendio non m'assale. Donna, Maria, è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento ove io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora ha bisogno il tuo fedele di te, io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove io era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, che uscì per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non avanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro, a fuggir lor danno com'io dopo cotai parole fatte. Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei che udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te, così com'ella volse, dinanzi a quella fiera, la lupa, ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire franchezza non hai? Poscia che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol li imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi fec'io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca, o pietosa colei che mi soccorse, e te cortese ch'ubidisti tosto alle vere persone che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue, che io son tornato nel primo proposto, nella prima decisione. Or va, che un sol volere d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro, così li dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Bene, intanto io sono sicuro per esperienza, anche perché succede sempre a me, che qualche verso di questo canto vi ha toccato, commosso e colpito e risuonerà dentro di voi. Naturalmente voi sentite che questa è una parola di altra qualità, di altra vibrazione, di altra natura. È una parola di altissimo livello estetico, di altissima coscienza interiore, spirituale, civile, religiosa, politica, che parla ai credenti e ai non credenti, ai laici, ai cristiani, parla a tutti, perché questo è un testo di sapienza universale. Ecco, quindi questo intanto è la cosa di cui sono convinto, poi mi direte voi. E io adesso risuono un po' su alcune terzine, perché capite che questo testo è anche, l'avete sentito, di una densità straordinaria, e quindi ci sono tante cose che potrebbero essere dette. Allora, l'inizio è bellissimo, lo giorno se ne andava, sta scendendo la notte, tutti gli animali che sono in terra riposano.
Ecco, nel mondo di Dante c'è una connessione tra l'uomo e gli animali. Dante sente gli animali, si accorge degli animali. Il mondo della commedia è pieno di animali, fin dall'inizio, anche quando sono simbolici e allegorici. Da 200 anni noi ci occupiamo di fare una mattanza di loro. Nel mondo di Dante gli animali sono fondamentali, sono creature, in loro c'è la vita, anche se non è la vita umana, sono anche simboli di forze, potenze, sono simboli di Dio. Il libro della natura è un libro in cui ci sono simboli divini. E quindi Dante sente che gli animali, che in questo caso sono anche tutti gli esseri viventi naturalmente, non sono solo gli animali propriamente detti, qui animali vuol dire tutti gli esseri viventi riposano, e lui no, lui è agitato perché ha paura di compiere questo viaggio. E quindi vedete che forse ha proprio ragione Don Giuliano all'inizio, Dante ci parla, magari anche noi siamo molto preoccupati, molto agitati, eppure la strada forse Dante ce l'ha indicata, scendi nella selva oscura, vedrai che sarà da una parte terribile, non ti inganno, dall'altra troverai del bene, ma per trattare del ben che io vi trovai e delle altre cose che io vi ho scorte. Quindi troverai del bene, troverai delle altre cose, troverai delle altre possibilità. Però Dante adesso ha paura, ha molta paura. Io sono solo, è una citazione virgiliana questa, tra l'altro. Dante sta citando Didone, che si sente sola la notte. O sta citando Enea, in un altro punto dell'Eneide, che si sente solo e sovraccarico di responsabilità. Mentre Didone si sente prigioniera di un amore che torna e si sente sovraccarica delle sue responsabilità di regina, anche, oltre che di donna innamorata. E Dante è così, e si apparecchia a sostenere la guerra. È una guerra, sì del cammino e sì della pietà. È una guerra non esteriore, ma una guerra interiore, una jihad interiore. Ecco la vera guerra da compiere, la guerra dentro, la guerra del cammino, una guerra difficile. E dall'altra della pietà, perché vedrà anche delle cose tremende in questo inferno e proverà pietà alcune volte e dovrà reggere quindi, osservare, vedere, sapere avere la giusta pietà, ma anche il giusto distacco, non pietismo. Sarà un cammino difficile che ritrarrà la memoria, la mente significa la memoria che non erra. Che cosa vuol dire Dante qui? Non vuole tanto dire che ha una memoria prodigiosa, anche se sicuramente la memoria di Dante è prodigiosa, come è prodigiosa la memoria di tutti gli antichi, che senza internet si ricordano tutto, mentre io con internet non mi ricordo niente, almeno io. Mea culpa, un antico si ricorda interi libri, intere pagine a memoria, no? E le può citare, le può dire, ruminare dentro di sé anche se non ha niente. Questa memoria che non erra non è solo un elogio di una forza prodigiosa che Dante vuole dirci, ma significa anche che Dante ci sta dicendo che quello che ci racconta è vero, cioè che lui ha fatto esperienza di queste cose. La mia memoria che non erra, perché ciò che vi racconto io l'ho esperito. Allora un bambino chiederebbe, ma Dante è stato realmente all'inferno? Dante è stato realmente al purgatorio? Dante è stato realmente al paradiso? Ma la risposta giusta naturalmente è sì, certo che sì. Naturalmente bisogna capire che cosa sia l'inferno, che cosa sia il purgatorio, che cosa sia il paradiso. Forse sono regni oltremondani, ma sicuramente sono regni che riguardano la nostra terra qui. Allora Dante ha visto l'inferno dentro di sé. Dante sicuramente ha disperato in alcuni momenti della sua vita, ha disperato di Firenze, ha disperato della società che vedeva intorno a sé. Naturalmente Dante però ha conosciuto stati di coscienza trasformativi, il purgatorio, e ha conosciuto, udite udite, stati di gioia, di paradiso, qui sulla terra, non da morto, perché la commedia è il cammino di un vivo all'interno di queste cose. E allora la mente che non erra è l'esperienza di queste cose. Io vi trasmetto la mia esperienza affinché voi a vostra volta facciate la vostra. Non scimmiottiate la mia, ma facciate la vostra. La commedia è il dito che indica la luna. E poi a te il cammino. Dante è un maestro e come ogni vero maestro ti indica una strada. Poi tu sceglierai la tua strada e vivrai le cose che Dante ha vissuto nel tuo modo.
Capite? Non dobbiamo fare un'imitazione di Dante, ma dobbiamo seguire Dante creativamente, anche capendo però quello che lui ci sta dicendo. O muse o alto ingegno, alto significa altus latino, profondo. Ecco, è molto importante comprendere che la commedia è un libro profondo. La caratteristica dei grandi libri di sapienza è la profondità, quella che manca oggi. Quella che manca oggi nel diluvio di fretta, di informazioni, non c'è la profondità della riflessione, non c'è la profondità del gustare, tantomeno c'è la profondità del contemplare, non c'è neanche la profondità della riflessione, anche la fatica del concetto, come avrebbe detto Hegel, richiede tempo, fatica. Ecco perché l'ingegno Dante si sente di qualificarlo come profondo, non è un atto di superbia, è una giusta consapevolezza. La commedia è un poema della profondità, anche perché ci fa scendere negli abissi, ci fa risalire su una montagna, ci porta nelle eterne rote e ci riporta sulla terra, come ogni saggio. Ricordatevi anche che la selva oscura rappresenta la vita. Quindi il viaggio che Dante compie, da una parte è una discesa in abissi oscuri, dall'altra è il ritornare alla vita con consapevolezze nuove. Fin dal 300 i commentatori hanno detto che la silva oscura, la selva oscura, rappresentava la vita. Quindi non andare subito sul monte della beatitudine, il colle, ma torna nella vita con una nuova consapevolezza facendo la tua parte. Avete visto anche che questo canto termina con entrai per lo cammino alto e silvestre, dove Silvestre chiaramente riprende il tema della selva. Il giusto cammino è tornare nella selva oscura, poi arriverai al colle, ma arriverai al colle dopo, prima torna nella vita. Torna nella vita con un nuovo stato di coscienza. Ecco, un'altra cosa molto importante nel mondo di Dante è l'invocazione, in questo caso le muse. Addirittura Dante non invoca una musa come faceva Omero, cantami o musa, no? O anche le armi e l'uomo canto, diceva Virgilio, e poi l'invocazione alle muse. Qui Dante invoca tutte le muse, quasi che avesse più bisogno di aiuto per la sua opera. Ecco, questa cosa è molto importante in Dante, e tanto più importante in questo canto, cioè la coscienza della nostra dignità di uomini, ma anche del fatto che abbiamo bisogno di aprirci per ricevere forze e energie che ci aiutino nel nostro cammino. Quindi questo non ci toglie la responsabilità dell'agire, ma ci chiede di farci vaso di energie più grandi, di energie che vengono dalla realtà, che vengono dal divino, che vengono dalla grazia per Dante, che vengono dall'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma l'uomo deve essere ricettivo. E quindi il chiedere aiuto non è una resa, non è un pensare che l'uomo non sia degno, non è un credere che l'uomo debba delegare tutto all'alto, ma è ricevere aiuto per agire qui lui. Questo è molto importante nel mondo di Dante, cioè l'uomo di Dante ha una grandissima dignità, ma non si sente autosufficiente. Anche per noi questo è molto difficile da capire. L'uomo ha perso l'idea che sempre l'uomo ha avuto, che si chiedesse aiuto. Si chiedesse aiuto ai morti, si chiedesse aiuto agli dèi, si chiedesse aiuto ai santi, si chiedesse aiuto al corpo mistico del Buddha, se uno è buddista, alla tradizione di tutti coloro che hanno seguito un lignaggio. Sempre gli uomini hanno chiesto aiuto a forze più grandi di loro, alla natura. Sono credi diversi, ma accomunati dal fatto che si chiede aiuto. È dalla modernità che l'uomo si è rinchiuso un po' nel suo io. Penso quindi sono, che è una frase geniale e dall'altra limitatissima. È da lì che l'uomo ha iniziato a pensare di essere autosufficiente e poi dopo non riesce più come un apprendista stregone a controllare tutto ciò che ha scatenato. Ecco, nel mondo di Dante la forza e la dignità dell'uomo è sempre in connessione con la dimensione cosmica della natura e con una dimensione misteriosa. La realtà per Dante è questa trinità, l'uomo, il cosmo e un mistero. Nessuna di queste parti ha rigor di logiche più nobile delle altre, o meglio, ce ne sarà anche una più nobile, quella divina, ma tutte e tre hanno bisogno l'una dell'altra.
Questo è il mistero della Trinità che pervade tutta la commedia fin dal metro in cui è scritta, in terzine. Quindi non l'uno senza l'altro, la Trinità è relazione. Dio da solo non può nulla, l'uomo da solo non può nulla, la natura da sola è manchevole. Tutte e tre hanno bisogno costitutivamente, relazionalmente gli uni degli altri. Ecco uno dei segreti della commedia. La Trinità nella commedia è una cosa molto seria e molto pratica, non è solo una speculazione teologica, è un modo di vivere. Ecco, a questo punto Dante si rende conto anche della lunga sfida che lo aspetta e inizia una parte molto lunga, dal verso 10 fino al verso 42, in cui Dante fa un discorso molto dotto, un po' difficile, la parte anche un po' più difficile del canto, ve lo dicevo prima, dove lui dice: ma insomma, io ti rendi conto che mi trovo qui a dover compiere questo viaggio, e questo viaggio è stato compiuto prima di me da due persone, una Enea, che ha in qualche modo fondato l'impero romano dal suo lignaggio, e l'altro San Paolo, apostolo delle genti, e la Roma imperiale romana è poi diventata la Roma cristiana. E quindi queste due persone sono due persone che in qualche modo hanno portato avanti quei due pilastri, vi ricordate, di cui vi parlavo prima, il pilastro spirituale e il pilastro politico, che in Dante sono distinti ma costitutivamente collaboranti. Potremmo dire l'aquila e la croce. L'aquila, simbolo dell'impero e della politica, e la croce, simbolo della spiritualità. Io chi sono di fronte a tutto questo? Io non sono niente. Il discorso è molto serio, molto dotto, ma è anche un po' buffo. Ecco, vi vorrei comunicare questo segreto molto importante, che io lo dico sempre, ho imparato soprattutto quando ho letto la commedia con i bambini. Bisogna anche rendersi conto che Dante è un genio molto serio, ma anche molto pieno di umorismo. E se tu leggi queste terzine, ti accorgi che Dante c'ha anche una gran confusione in testa, che tu dici: Madonna mia, ma che giro di parole sta facendo, no? Tutto contorto il pensiero. Infatti, se poi voi vedete come gli dice Virgilio a verso 43, se ho ben la tua parola intesa, se ho ben capito quello che hai detto, perché hai fatto un tale discorso così complicato. Sentite Virgilio, quello ci ha messo 30 versi a dire tutto il suo dubbio. Virgilio dice: se ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltà de offesa. Cioè, quindi questo ci ha messo 30 versi a fare tutta questa cosa, ha tirato in ballo il Papa, l'impero romano, Enea, San Paolo, e lui non è degno, gli altri non lo credono. Dice: ho capito, se ho capito bene tutta questa cosa, la tua virtù è bloccata dalla viltà, stai diventando un ignavo. Allora, questa cosa è molto seria, ma è anche buffa. Dante ha sempre un aspetto anche buffo. Dante è un personaggio anche buffo nella commedia, riscopritelo anche come buffo, perché lo sentite vicino. Dante è eroico nella commedia, ma è anche buffo, anche questo caso, così serio e così buffo. E Virgilio gli deve dire, deve aiutarlo, il magnanimo, capite? Così dice il Dante poeta, no? Virgilio è il magnanimo rappresenta la quintessenza dei valori di coraggio, delle quattro virtù cardinali. Il magnanimo rappresenta le quattro virtù cardinali del mondo pagano, potremmo dire. Quindi Virgilio rappresenta tutte queste cose, dice: tu hai perso fiducia, e sei quindi da una parte molto serio, ma dall'altra anche questa nota di umorismo. Lo stile cambia, ma del resto forse avete notato anche come cambiano i ritmi in questo canto. E che cosa succede poi a questo punto? Succede forse la parte più magica, più straordinaria del canto. Come curare la paura di Dante? Come curare questo blocco che fa di Dante un uomo paralizzato dalla viltade, a rischio di diventare ignavo, a rischio di diventare rassegnato, a rischio di perdere consapevolezza? Gli racconta una storia, gli racconta di tre donne benedette che sono venute, sono intervenute per lui. Da una parte è una fiaba, sono tre fate: Maria, la superfata, Santa Lucia e poi Beatrice. La commedia è anche una sorta di superfiata. Dall'altra è la testimonianza, per Dante esperienza, ma credo che ciascuno abbia esperienza di questo, che non siamo soli e che qualcosa si muove quando noi intraprendiamo un viaggio giusto.
che altre forze scendono, che altre forze ci alimentano. Chiamate questa cosa aiuto divino, chiamate questa cosa grazia, chiamate questa cosa mistero, chiamate questa cosa invisibile, chiamate questa cosa inconscio, provvidenza, intuizione, chiamatela come volete, uno spazio più ampio, un infinito che si manifesta, chiamatelo come volete, chiamatelo mistero, chiamatelo vita. Ecco, qualcosa si muove. Questo mistero per Dante è un mistero femminile. È un mistero femminile. È un mistero femminile perché è Maria, intanto. È partito tutto da Maria. Maria si è mossa perché c'è un impedimento. Qual è l'impedimento? La lupa. La lupa, quel mostro che rappresenta la cupiditas, dentro e fuori di noi. Maria è nemica della cupiditas. Per Dante Maria è spirituale e politica. So che per noi è difficile capirlo, per noi la religione è solo interiore. Per Dante la religione è sempre un modo anche di vivere una vita più giusta. E quindi Maria è nemica della lupa, per forza, perché Maria è dono, è magnificenza, è umanità, è misericordia, è gratuità, è esattamente tutto il contrario della lupa, che vuole per sé, che è egoista, che accumula, che inventa la retorica del merito. Quando non meritiamo nulla, ma le cose più grandi ci arrivano sempre. E siamo sempre debitori nell'amore. Cosa ci meritiamo? Gli unici meriti che abbiamo sono meriti di amore. E Dante che merito ha adesso per essersi meritato che tre donne lo aiutassero? Ricordatevi che Dante non rappresenta il super poeta che per tutti noi è adesso. Dante rappresenta l'umanità. Quindi Dante rappresenta se stesso, ma Dante rappresenta l'umanità. Quindi le tre donne non ci sono solo se ti chiami Dante Alighieri. Le tre donne ci sono per ciascuno di noi. Il cammino è pieno di aiuti per ciascuno di noi. Questo è un libro che è stato scritto per tutti, non per geni. E Dante mai attribuisce il cammino che ha fatto all'altezza di ingegno, anzi, quando gli dicono che questo cammino è merito del suo ingegno, lui dice sempre no, non per altezza di ingegno, da me non venni, non vengo da me, non vengo attraverso le mie forze. Dice, ma come puoi, è un atto di modestia, mai, Dante non è modesto, quando deve dire taccia Ovidio, taccia Lucano, gli altri poeti stiano zitti, è arrivato Dante e lo dice. Quindi Dante non è per niente modesto, è pienamente consapevole della sua grandezza, ma sa benissimo che queste cose arrivano come dono. E tu puoi solo cercarle, o forse alcune volte arrenderti e smetterle di cercarle e abbandonarti, e esse arrivano. Ecco il mistero di questo canto, questa discesa di queste forze. Sto parlando da un sacco di tempo. Ok, da un'ora? Mi date ancora 3-4 minuti? Mi dai 3-4 minuti? 4. 4, benissimo. Allora, sono le 17 e quindi 4 minuti. Allora, in questo canto interviene appunto, intervengono queste tre donne, ma interviene Beatrice. Da questa tema, a ciò che tu ti solve, sono al verso 49, da questo timore affinché tu ti liberi, ti dirò perché io sono venuto e quello che io ho inteso nel primo punto che di te ho provato dolore. Virgilio ha provato dolore per Dante. Sembra una fantasia poetica. Dante ama follemente Virgilio, lo amava proprio non solo come poeta, probabilmente Dante parlava con Virgilio, dialogava. Chiunque ha commercio con un grande spirito o letterario o un santo o una persona che non c'è più parla con lui e ha commercio con lui, e anche Virgilio ama Dante e si duole per lui. E che cosa emerge a questo punto? Emerge Beatrice. Beatrice è tantissime cose, è una donna storica, ma qui è tra le altre cose l'anima. L'anima intesa come profondità, come possibilità di amore, come cura, come custodia della vita. Ecco, emerge Beatrice.
Io era tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella. Ecco, fate questa scoperta. Beatrice non è solo la donna di Dante. Probabilmente Beatrice è qualcosa che ha sentito anche Virgilio, perché lui era come sospeso. Letteralmente vuol dire era nel limbo. Ma la frase è bellissima, perché c'è Virgilio in uno stato quasi meditativo, di sospensione. Un Virgilio pagano che sta pregando i suoi dei. E esce fuori Beatrice. Da dove esce Beatrice? Dall'alto, dal basso, dalla sua anima. Arriva Beatrice. E Virgilio la sente. E si commuove per Dante. E Beatrice racconta che è arrivata lui, perché c'è Maria, che ha bussato forte al giudizio di Dio, il duro giudizio di Dio, e l'ha infranto. Maria ha cambiato il giudizio di Dio, ha trasformato il giudizio di Dio. Quindi in questo canto, e termino questo accenno di spiegazione, emerge una dimensione femminile potentissima, un femminile che direi è biologico, sono le donne, ed è un femminile interiore, ed è un femminile divino. Sono tre femminili, sono le donne, è un femminile interiore che sta dentro le donne, ma che sta dentro ogni essere umano, ed è un femminile divino. Questi tre femminili si risvegliano e la commedia cambia. Il femminile è una forza rivoluzionaria, non sono le pari opportunità. Mi rivolgo con franchezza alle donne qui presenti. Le pari opportunità sono pari opportunità in un sistema di potere ingiusto, per lo più concepito dagli uomini. Quindi non bisogna accontentarsi delle pari opportunità. Il femminile di Dante è il femminile che cura la vita, la spiritualità, l'anima, e che sovverte i valori dominanti del mondo. È lei che ha rovesciato i troni dei superbi e dei potenti e ha innalzato gli umili. Quindi è una forza rivoluzionaria questo femminile, e infatti è contro la lupa, perché la lupa pensa solo al potere, al dominio e all'accumulo. Dante ha molta fiducia nel femminile delle donne, ha molta fiducia nella riscoperta del femminile interiore, e sa anche che questo lato femminile è qualcosa che esiste anche in Dio. È Maria anche, non solo la Maria di Nazareth, ma è la Maria cosmica. La Maria che da sempre esiste e si incarna in Maria di Nazareth. È l'aspetto femminile di Dio. Nel cristianesimo non siamo tanto abituati a queste cose. Nell'ebraismo parlerei di Shekinah, ad esempio, la presenza di cura femminile di Dio. Maria ha cura della vita di ciascuno di noi e ha cura del creato. Il creato è il suo mantello. E così Dante risorge, perché dentro di lui e fuori di lui è risorto questo straordinario femminile delle donne, interiore e divino. Ecco. Adesso sarebbe bello un po' dopo dialogare, ma intanto voi magari meditate un po', accompagnati da Cristiano che vi culla in altri mondi.
Bene, adesso momento di dialogo. Per me è uno dei momenti più importanti, più arricchenti. Io esco sempre molto arricchito dalle risonanze delle persone che sono qui, anche perché il setting è che io adesso sono in questa posizione e voi siete lì, ma in verità, come dicevo all'inizio, siamo tutti idealmente intorno al poeta al centro della piazza, e poi qui siamo in una piazza che ha un nome importante, Aldo Moro, lì via Alighieri, quindi insomma siamo proprio nel luogo giusto, anche meglio di così. E per cui vi chiederei proprio vostre impressioni, risonanze, dubbi, critiche, garbatamente se potete, e così sì, risuoniamo un po', insomma, molto, molto importante. Cosa vi ha toccato, magari emozionato, colpito di questo canto e di qualche parola che è emersa delle musiche dell'amico Cristiano? Prego. Sì, e magari riusciamo a utilizzare un microfono, c'è qualcuno che... Se no facciamo così. Prima ha definito Beatrice la donna di Dante. Sì. In realtà Beatrice nella vita non era la donna di Dante, era sposata. Sì. Non è un paradosso questo in un uomo così, tra virgolette, divino? Sì. Aver fatto il centro, diciamo, della sua, del suo racconto, sì, anche, della commedia, una donna sposata. Sì. Che senso ha questo? Sì. Posso chiederle il nome? Milva. Milva, grazie, mi piace anche sempre avere almeno il nome, è un modo di... Benissimo, ok, grazie Milva. Allora, forse non tutti avete sentito, ma anche penso gli amici di Facebook per niente, ecco, per questo magari forse il microfono può essere utile. Perché Beatrice, che non è forse la donna di Dante, così importante nel mondo di Dante? Beh, è una grande domanda. Raccogliamone un po', però. Io amo sempre raccogliere un po' di domande, in genere secondo numerologie dantesche, quindi 3, 4, 7, 9, 10, ecco, una non mi piace, per esempio, perché non è un numero dantesco, oppure lo è, ma non fino in fondo, quindi raccogliamone un po'. Poi ci sono anche tanti giovani, mi piacerebbe sentire la loro voce, spesso i giovani risuonano con Dante più degli adulti, devo dire, con tutto rispetto di noi adulti qui presenti. Spesso i giovani sentono Dante di più degli adulti. Non siate timidi, se no Virgilio vi sgrida. E perché secondo te i giovani lo sentono di più? Perché i giovani sentono più Dante. Va bene. Poi magari ci sono anche gli amici di Facebook che fanno qualche domanda. Vi ho annichilito però se non fate domande, vi ho straziato così a questo punto. Abbiamo contemplato. Contemplato, troppo gentile. Prego, però vedo là, bene, tanto si scaldano i motori. Mi piacerebbe, sì, così anche fare qualche riferimento, qualche collegamento, sì, col momento attuale che stiamo vivendo, sì, che è una selva oscura. Sì. Di cui tutti siamo vittime. Sì. Ci sono delle espressioni come andrà tutto bene, sì, oppure ci rigenereremo, sì, che mi fanno impressione perché in qualche modo danno per scontato, sì, la fatica invece di, sì, ecco, fare quel viaggio, sì, che Dante ci indica. Sì. Ecco, questo. Grazie. Un po'. E il suo nome? Enrichetta. Enrichetta, grazie Enrichetta. Grazie, molto preziosa questa riflessione. Ok, ancora. Io non mi accontento di 3 domande, vorrei arrivare a 7. Così, un settenario dantesco, come le 7 balze del purgatorio. Ah, vi ho veramente distrutti. La paura di Dante la ritroviamo in vari... Aspetti che arriva col microfono, così... Dicevo che il sentimento della paura in Dante è piuttosto diffuso in tutta, sì, la commedia. Che significato ha, secondo lei, questo aspetto? Don Stefano, ci sono qualche domanda per gli amici di Facebook? No, sono dormienti anche gli amici di Facebook stasera.
devo sgridarli. E i giovani qui presenti? Siete meditabondi. Vedo là un'altra, ah, una signora, poi, ok, allora, sì, adesso prima la signora, poi l'altra signora, prego. Non va. Ok. Faccio riferimento a un cenno velocissimo, sì, in cui parlava del ritmo di morte e resurrezione, sì, molto frequente, sì, diceva. Sì. Mi incuriosisce molto questo. Sì. Posso sapere il suo nome? Carla. Carla, grazie. E poi c'era una domanda. Un tema. Sì. Se tu avessi la maestria di Dante, come trasformeresti l'inferno dantesco oggi? I personaggi, le pene, oggi. Ah, ho l'imbarazzo della scelta. Nome? Roberta. Bene, siamo a 6, io ho bisogno di una settima domanda perché 6 proprio... Ecco. Sì, mi ha sempre incuriosito sapere, tu conosci molto bene Dante, sì, come fa lui a mettere anche delle persone che erano appena morte, insomma, giudicare, mettere in inferno, mettere, sì, in purgatorio, mettere... Non ti sembra un po' che sia... È presuntuoso, certo, anche che si arroghi il diritto di Dio di certo, mettere le persone all'inferno. Certo, certo, bellissima domanda. Il nome? Francesco. Francesco, bene. E poi anche da Facebook hai detto che si sono svegliati. Sì, bene. Allora, se magari diamo la parola a Don Stefano che ci riporta anche una domanda degli amici di Facebook. Edi Riccardo. Sì? Gianni, può approfondire per favore la piastina? E mero su te, il sole, quelle cose che hanno potenza. Sì, va bene. Versi 88. Va bene. Siamo a 8. Beh, Beatrice è un 9, per cui magari arriva una nona domanda. 9 è il numero proprio della commedia. Vediamo se arriva una nona domanda. Così io vado in estasi con le mie cabale dantesche. No, 8 sono straordinarie, eh. Ecco là, c'è una domanda, una nona domanda che vedo là in fondo. Tu 10? Poi Don Giuliano? No. Io mi collego allo spunto di Enrichetta, sì, per chiederle se secondo lei il tentativo di trovare sempre qualcosa di buono nel negativo non sia in realtà controproducente, nel senso che ci impedisca di capire cosa davvero il vivere una situazione negativa ci può lasciare di positivo e non sia più una forzatura che un qualcosa che poi si rivela utile, nel senso che lanciarsi continuamente messaggi come andrà tutto bene oppure ne usciremo migliori oppure convincersi di aver vissuto un senso di unità e di solidarietà in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo non sia in realtà un raccontarsi una bella storia che ci impedisce però di riflettere su quanto davvero stia accadendo e su quanto davvero potremmo trarne di positivo. Certo. Il nome? Francesca. Francesca. Va bene, allora io magari non è che rispondo, dialogo con voi, perché queste non sono domande sulle quali io ho una risposta, ma dialoghiamo insieme su queste che alcune sono grandissime questioni. Allora, la prima domanda, Milva, ci introduce in quello che io chiamo il mistero di Beatrice. In un mio libro ci ho scritto un capitolo lungo di una settantina di pagine sul mistero di Beatrice. Allora, l'idea che Beatrice sia una donna che si chiama in un certo modo, che sia stata sposata con un'altra, con un altro, forse un banchiere, Simone dei Bardi, forse lei si chiamava Portinari, tutto bene, Dante non ha mai detto nulla di tutto ciò. Io nel testo dantesco trovo solo che c'è una misteriosa presenza che si chiama Beatrice. Poi gli antichi, da Boccaccio in avanti, anche Pietro di Dante, hanno iniziato a provare a dare un nome a questa donna.
Allora, questo significa che Beatrice non è una creatura realmente esistente. Io non lo credo in alcun modo. Credo che Beatrice sia una donna amata da Dante profondamente, o forse assommi in sé donne amate profondamente da Dante. Che poi sia Beatrice Portinari, morta a una certa epoca, di una certa cosa, o eccetera, eccetera, noi non sappiamo nulla. Lei non crede a questa realtà biografica? No. Non credo alla realtà biografica che circoscriva Beatrice solo a quella realtà lì. Anche perché Beatrice è un nome suggestivo. Esattamente. Allora, capite anche qual è stato il ragionamento che hanno fatto i commentatori? Hanno detto, andiamo a cercare le Beatrici, però magari si chiamava Teresa, solo che Teresa era meno suggestivo di Beatrice. Oppure si chiamava Carluccia, oppure si chiamava Ermengarda, che pure un nome illustre. Sì, ma quello che io voglio dire, Milva, perché poi questa è una domanda grande, bisognerebbe fare, ma non una conferenza, tanti lavori su Beatrice, che la realtà di Beatrice in Dante assomma sicuramente l'amore umano di un uomo per una donna, senza alcun dubbio. Però storicizzare questo amore in quella lì o in quello lì è molto difficile, perché Dante non ha dato particolari. Sicuramente non è una sua fantasia. Dall'altra non c'è alcun dubbio che Beatrice, da donna fisica, carnale, assuma poi significati anche di altro tipo. Cioè Beatrice in Dante è una costellazione di significati. È una donna fisica, senza alcun dubbio, ma rappresenta molte altre cose. Rappresenta l'anima, rappresenta qualcosa di divino, rappresenta una parte profondissima in Dante, rappresenta tante cose. Quindi l'unica cosa che direi è non... Sono i commentatori che hanno ristretto il campo su Beatrice. Io non faccio di Beatrice né solo un simbolo né solo un'allegoria. Io sono convinto che Dante, incontrando questa persona, o forse assommando in questa persona più incontri, abbia intuito qualcosa di fondamentale per la sua vita. Se seguiamo Dante, Dante dice che questa ragazzina l'ha incontrata quando lui era piccolo, aveva 9 anni. E quindi, tra l'altro, c'è un'intuizione di Dante da bambino. E noi diciamo, ma tutte fantasie di poeta. E invece c'è qualcosa di profondissimo in questo. Quindi, un accenno soltanto. Don Giuliano, perché i giovani sono più attenti a Dante se lo si spiega, secondo me, in un certo modo? Perché se Dante è veicolato soltanto come un autore di erudizione o massacrato solo dai dati storici delle note, no. Tante le domande possibili, secondo me perché, le risposte scusami possibili, secondo me perché è come Fichte diceva del rapporto tra i giovani e la filosofia, Fichte diceva che i giovani erano più inclini alla filosofia degli adulti, c'è più veemenza, c'è più passionalità, c'è più coraggio, c'è più ricerca, c'è più forza, quando i giovani non siano stati omologati dalla cultura dominante, naturalmente. C'è più desiderio di risveglio e più desiderio di cambiare, di trasformazione. In genere le generazioni adulte hanno molta più paura di trasformarsi, mentre i giovani no. E quindi vedono nel continuo inno alla trasformazione di Dante una possibilità. Questa è una delle possibili risposte. Aggiungo che l'italiano antico in genere attrae molto gli studenti. Ragazzi, assolutamente sì. Non solo, l'immaginazione immensa di Dante per i giovani è la scoperta che la realtà virtuale è ridicola rispetto a Dante. Dante è 150 miliardi di volte superiore a qualunque realtà aumentata. Dante senza realtà aumentata vedeva cose, non aveva bisogno di occhialini, non aveva bisogno di Bill Gates. Ma è proprio la realtà sonora di questa lingua così diversa dall'italiano moderno, no? Sì, anche. Dunque, la domanda sulla selva oscura, Enrichetta, giusto, dico bene il suo nome? Sì, che si ricollega un po' anche però all'ultima domanda che ha fatto Francesca. Sì, io credo che queste due vostre domande siano anche un po' il cuore di uno dei messaggi che penso che Dante ci voglia portare, no? Nel senso che questa realtà della presa di coscienza della selva oscura, in tutta la sua complessità oggi,
è proprio quello che manca. Quindi gli slogan, gli hashtag, andrà tutto bene, cambieremo, eccetera, eccetera, anche secondo me sono totalmente privati di discesa agli inferi. Sono privati della discesa agli inferi della riflessione. Perché succede tutto questo? Quali sono le cause di tutto questo? C'è bisogno di riflettere. Non sono avvenimenti fatali questi. Questi sono avvenimenti che avvengono per tante ragioni. Come mai noi ci troviamo in crisi? Non siamo in crisi per caso. E la crisi, ma credo che lo sappiamo tutti, non sono mica solo 3 mesi di Covid, questa è una crisi di civiltà, questa è una crisi di secoli, questa è una crisi di una figurazione di uomo che non basta più. Un uomo che accumula e che mercifica è destinato all'estinzione, non ha futuro un uomo così. Un uomo così è antiquato, un uomo così non è sostenibile dalla terra, un uomo così la terra non lo vuole. Gli ha mandato un Covid di media virulenza, potrebbe mandargli qualcosa di più strong anche. La terra non è all'altezza dell'intelligenza della vita, un uomo che si comporta così. Questa figurazione di uomo è una figurazione di uomo infernale. E quindi, ma dato che l'uomo non è solo questo, l'uomo può trasformarsi, ma l'uomo deve vedere questo, cioè noi dobbiamo vedere che questa figurazione di uomo oggi non ha futuro. Se noi continueremo a ragionare secondo questo cretinismo di linguaggio, la crescita economica, questo, perdonate, è un linguaggio ormai di cretinismo economico, crescita infinita in un mondo di risorse finite, ma ci vuole Dante per capire. Crescita economica che cresce e intanto cresce la disumanità, la depressione, l'alienazione e la povertà nella maggior parte del mondo. Ma questo è il mondo che noi vogliamo? E intanto c'è il mondo collassa dal punto di vista climatico? Non c'è un solo climatologo oggi che neghi questo. Soltanto chi tra gli scienziati in malafede nega questa cosa. E allora di cosa vogliamo parlare? Questa è la selva oscura che dobbiamo affrontare oggi, questa è la selva oscura 2.0, cioè di un sistema mondo che non è più sostenibile. E quindi se non ce ne rendiamo conto noi intanto per primi, ma naturalmente siamo noi che siamo nell'inconsapevolezza, quindi la prima cosa è un risveglio personale rispetto a queste tematiche, cioè noi prima dicevo siamo cittadini inconsci, non ci rendiamo conto che oggi l'inconscio è fuori, io devo leggere questa cosa, se io non leggo che quello che intorno a me è assolutamente insostenibile, ma io non ho nessuna consapevolezza, altro che andrà tutto bene. E questa è la discesa agli inferi, è la presa di coscienza e la presa di consapevolezza. Quindi in questo senso, Francesca, tornando anche al tuo approfondimento, la potenza del negativo di cui io parlavo è la potenza del negativo invece nel senso creativo del termine, cioè accorgendomi di questa assurdità, anzi è assurdo non accorgersene, non accorgersi di tutto questo, non accorgersi che questa cosa non è vivibile. Questa è accontentarsi di questi di queste frasi, di questi slogan pubblicitari. Non va bene niente se noi non cambiamo. Non va bene niente se noi non cambiamo completamente coscienza. Non va bene niente se i popoli non si risvegliano, perché questo richiede il risveglio dei popoli. I popoli si devono risvegliare e dire alle persone che hanno le leve del potere che se continuano così non funzionerà, i popoli si risvegliano, i popoli possono ribellarsi sperabilmente in modi non violenti, perché i modi violenti hanno sempre ingenerato reazioni peggiori, ma i popoli devono risvegliarsi, serve un risveglio di popolo che dice ma io voglio difendere il mio futuro della madre terra, per questo i giovani sono più sensibili a questo. Io guardo con interesse al risveglio dei giovani rispetto al disastro climatico e guardo con, devo dire la verità, una certa indignazione a quando noi adulti non capiamo queste tematiche o diciamo a questi ragazzi andate in classe a studiare, mentre il mondo va a rotoli. Siamo anche noi dormienti. Ecco, per cui credo, Francesca, che sia questa la potenza del negativo di cui parlavo. La potenza del negativo di cui parlavo è una potenza che nel momento in cui mi fa vedere l'orrore della situazione mi risveglia. E io non arretro di fronte a questo, però lo vedo
e mi rendo conto che questo richiede un cambio, altrimenti se io non cambio sarò veramente in un vicolo cieco, buio, oscuro, come adesso sembra sceso qua. Il tema della paura, Milva, è un tema umano. La paura è la compagna di viaggio di Dante. La paura però diminuisce nel corso del viaggio. Quindi potrei dire che la paura domina le situazioni infernali. La paura diminuisce poi nel purgatorio e nel paradiso. Questo non vuol dire che il mondo purgatoriale o il mondo paradisiaco siano, come dire, perfetti. Non lo sono. Ma non c'è più la paura, che invece è una caratteristica del mondo infernale, che è un mondo naturalmente di prese di coscienza anche durissime. Quindi quando io mi trovo in una situazione infernale, le prese di coscienza sono traumatiche, però le devo prendere. E le prese di coscienza traumatiche spesso sono traumatiche, sì. Quando io sono in uno stato più avanzato, le mie intuizioni sono più sottili. Non ho bisogno di un trauma per sentire le cose. Noi siamo in un'età così imbalsamata e così bloccata che alcune volte sembra che soltanto di fronte a traumi colossali possiamo svegliarci. Questo segno anche di un'età imbalsamata. Nel mondo del purgatorio, Dante le cose, per esempio, le intuisce attraverso i sogni. I sogni sono una realtà sottile. Nell'inferno sviene due volte, a segno quindi di traumi, sviene, pam! Perché sono momenti traumatici. La paura se lo fa sentire molto fratello, come dice Dante, ecco. Se lo avvicina. Certo, naturalmente, la paura è una dinamica umana che Dante ha. E questo ci riavvicina, Carla, anche a questa questione del ritmo cristico, cioè di questi passaggi di trasformazione. Cioè, in fin dei conti, ma noi abbiamo iscritto dentro il nostro profondo che noi siamo mutanti, soltanto che la cultura dominante, soprattutto questa antropologia dell'homo miserabilis che domina oggi, quella di oggi è proprio una delle antropologie più miserrime. Io anzi penso che sia la più miserabile che io conosca, come anche scrittore uomo di studio. Io un'antropologia così miserabile, un'idea di uomo così meschina, non la riscontro in nessun altro momento dell'umanità. Cioè un uomo a zero dimensioni. Ecco, allora un uomo a zero dimensioni così ha perso tutto l'aspetto della, del vero desiderio. Per esempio qui alla fine del canto Dante dice che è tornato a desiderare. Dante è tornato a desiderare che cosa? È tornato a desiderare i valori fondamentali della vita, l'amore, la bellezza, la giustizia, le relazioni profonde, la comprensione della realtà. Questi sono i desideri che si risvegliano e che conducono l'uomo, non i desideri indotti di idiozie o di merci. I nostri desideri ormai sono questi. Allora chiaramente questo è un uomo polverizzato. Non perché sia polverizzata la natura umana, che grazie a Dio resta ricontattabile, ma l'idea di uomo che circola nel nostro tempo è bassissima. Quindi l'idea di continue mutazioni, di passaggi, di morte e resurrezione, che io faccio dentro di me, che io faccio in momenti della mia vita, e che sono anche passaggi dell'umanità, che l'umanità deve fare. Cioè, quando, capite, Dante dice sta nascendo un sistema economico che mercificherà il mondo, ma questo sistema economico che a noi sembra Dio, per noi è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ma è una cosa pazzesca, ma dici, ma è possibile, ma siamo in una tale crisi di immaginazione? È più facile immaginare che finisca il mondo che finisca il capitalismo. Ma il capitalismo, come è nato, muore. Quindi il capitalismo è nato nel 300. Basta, è uno zombie. Non se ne può più, è insostenibile. Quindi i cambiamenti, e questa cosa io intanto la posso capire dentro di me, perché se io continuo a pensare che questo sistema sia intrascendibile, ma non cambierà mai. Anzi, se non solo io non capisco che è terrificante, ma ne sono affascinato, il mio grado di incoscienza è molto grave. Sono complice anche, purtroppo, sono complice di misfatti che vengono compiuti. E quindi sono lontanissimo da una coscienza, da una riflessione, da un'umanità vera, anche dalla compassione.
perché un sistema che fa star bene tre persone e fa star male milioni di persone è un sistema indegno. E quindi io devo risvegliarmi a questo. Ecco il ritmo cristico, quindi Carla, è qualcosa che riguarda da una parte la vita interiore, ma riguarda anche proprio la situazione del mondo. Ecco, lo psicanalista che queste cose le ha dette in modo più forte, ha ribaltato la psicanalisi, è James Hillman. È James Hillman che ha detto: tu devi psicanalizzare non te stesso, ma il tuo tempo. Devi dire: tu sei un malato, io non voglio più avere a che fare con te. Sono sano io, è malato un tempo che mi obbliga a fare una vita così. Ecco, Hillman ha detto questo: la terapia deve essere rivoluzionaria, cioè il malato è un sistema. Non tu che sei malato, tu che ti deprimi in un sistema malato, hai ancora qualcosa di sano, povera creatura, perché inizi a dire: ma è proprio così la vita, io mi deprimo se la cosa è così. In questo primo momento della depressione, non vorrei essere frainteso, c'è qualcosa di sano. E questo non è che lo dice proprio il primo cretino che passa per strada, lo dice James Hillman, cioè genio della psicanalisi degli ultimi 30-40 anni e il più grande allievo di Jung. Roberta, questo tema andiamo avanti tutta la selva 2.0 è più inquietante della selva 1.0 di Dante. Se mi metto a fare un discorso su questo divago, ci sono dei cerchi infernali che oggi sono intrecciati, un sistema economico che è una finanzcrazia, e quindi dove la metterebbe Dante la finanzcrazia? Dovrebbe forse inventare un decimo, forse i tre peggiori li ha messi nella bocca di Lucifero, questi altri li metterebbe nel dietro di Lucifero, non lo so. Comunque il punto è che noi siamo dentro un sistema di cerchi infernali, di un sistema mortifero, mass-mediocrazia, crimini dell'ambiente, insostenibilità psichica ormai di questo sistema. Cioè è evidente, chi studia queste cose, gli psicologi del lavoro che studiano queste cose le sanno dall'inizio alla fine questa cosa, quindi il tratto dell'inferno che noi abbiamo davanti a noi è più a tinte fosche di quello dantesco, molto semplicemente anche perché il sistema è molto più potente oggi, ha potere di distruzione molto più ampia, capite? Questo è il punto, quindi il sistema oggi ha un potere distruttivo che naturalmente non aveva al tempo di Dante. Le tre canti che finiscono stelle, stelle, stelle. Dante le stelle le vedeva sempre in ogni giorno dell'anno. Voi magari qui le vedete, no, beh, stasera non si vedono tanto, figuratevi io in Lombardia, tra Milano e Legnano, quando vedo una stellata. Quindi Dante non aveva il problema del collasso climatico, per esempio, che noi abbiamo. Quindi la nostra selva 2.0 è peggiore della selva 1.0. Dall'altra noi abbiamo delle consapevolezze aggiunte, cioè stiamo toccando il fondo, quindi svegliamoci e usciamo da questa situazione. E il primo risveglio deve essere la nostra presa di coscienza che questo non è più sostenibile. Migliora intanto la nostra vita. Soffriamo forse di più perché ci accorgiamo di una serie di brutture, ma cessiamo di essere anestetizzati e degli zombie o degli indifferenti anche. Siamo diventati degli spettatori indifferenti di una mattanza. Insomma, non si può pensare che il nostro grado di umanità cresca. Sì, certo. Naturalmente anche è giusto che noi tuteliamo la nostra salute fisica, perché il bios è un componente, ma noi non siamo solo bios, quindi se le crisi pandemiche devono farci pensare soprattutto che dobbiamo tutelare la nostra sopravvivenza fisica, che è un valore naturalmente, però io posso tutelare la mia sopravvivenza fisica, intanto la mia anima e il mio spirito rimpiccioliscono. Questo non vuol dire che io devo essere mancante di prudenza o devo essere sconsiderato, naturalmente la prudenza è una virtù cardinale, ma noi non siamo fatti solo di bios, quindi noi siamo fatti di anima e siamo fatti di spirito. E quindi vanno fatte interagire tutte e tre, se la vita si riduce a sopravvivenza biologica capite bene che è una vera e propria tragedia. Insomma, quindi è chiaro che anche queste situazioni che noi viviamo possono essere delle situazioni trasformative. Se noi le viviamo come pura sopravvivenza biologica, paralizzati dalla paura, si è finì, perché non siamo più esseri umani. Cioè capite, l'essere umano è molto bello per Dante, è solo la figurazione infernale che è brutta, la figurazione infernale è quella più incompiuta, peraltro l'essere umano è bellissimo.
è straordinario, si trasforma, cresce, sbaglia ma continua a crescere, è una cosa fantastica, prende coscienza, ha libertà, può scegliere, muore a una situazione precedente scegliendone una nuova, cioè è una cosa mirabile l'essere umano per Dante. Francesco, domanda grossa. Allora, la rispondo da dantista e la rispondo poi nel modo che mi interessa di più però. Allora, Dante in molti punti della sua opera dice che le persone che nomina sono esempi, quindi sono esempi che servono per farci cambiare, per farci capire. Quindi quello che sembra un atto di superbia, sotto alcuni punti di vista, invece è un volere dare esempi concreti, potremmo dire, un po' politicamente corretto, soprattutto stigmatizzare il peccato. Dall'altra non è soddisfacente questa risposta, sono il primo a dire che non è soddisfacente. Secondo me, ribalto la domanda, Francesco, Dante ci fa riscoprire una cosa che dovremmo tornare a fare. Dante fa i nomi e i cognomi. Fa i nomi e i cognomi. Dà fastidio ai potenti quando tu fai i nomi e i cognomi. Ma se li faccio mi fanno fuori, possibile. A Dante non l'hanno fatto fuori, ma l'hanno mandato in esilio, l'hanno ridotto a una larva di uomo e probabilmente ha disperato e ha pensato di togliersi la vita. Quindi sicuramente lo scontro di Dante contro il sistema del suo tempo è stato durissimo per Dante. Dante ha fatto i nomi e i cognomi. Non ha messo in genere all'inferno poveri cristi, ha messo imperatori, papi, famiglie potenti. Cioè se le ha inimicate tutte. Qual era il criterio di Dante? La giustizia e l'amore. Avrà sbagliato poi, può darsi. Però quello che gli interessava era un metro di giustizia ed amore. Quindi quella famiglia lì, quelli lì magari che hanno tutte le autostrade, ma sì, mettiamoli all'inferno, dai. Li chiamiamo per nome e cognome e li mettiamo all'inferno. E gli diciamo che le autostrade sono un bene comune. E a noi non ce ne frega niente se loro le hanno acquistate. Hanno sbagliato a vendergliele. Non si fa così. Sono un bene comune e li mettiamo all'inferno col nome. E poi dopo, certo, quelli probabilmente si incribieranno e sì, e con Dante è andata così. Dante era uno scrittore anche, quindi quelli si sono incribbiati, adesso ci ricordiamo di Dante e non più di loro. E questo è il paradosso anche di uno scrittore che con la penna riesce a fare delle cose mirabili. Ultima cosa, Francesco, Dante ci ricorda che noi siamo cittadini critici e persino profetici. Alcune volte le denunce di cittadini hanno cambiato. Cioè Dante ha questa... Quando lui dice io non sono Eneola, io non sono Paolo, sotto sotto vuol dire io sono come Enea, io sono come Paolo. Perché uno non gli viene neanche in mente di paragonarsi a questa gente. È come se io dicessi io non sono Martin Luther King, io non sono Gandhi, però intanto sto scrivendo una roba simile. Quindi nel momento in cui Dante dice io non sono Enea e non sono Paolo, però è vero, sì. Ma sotto sotto sta dicendo io prendo esempio da loro. E la sua opera sarà un'opera che parla di spiritualità come Paolo e parla di politica come Enea. Accidenti, io sono il nuovo Paolo e il nuovo Enea. Eppure sono un povero Cristo, cioè sono Dante, un esule. Perché capite, oggi dire Dante vuol dire Dante, ma Dante è un povero esule, è un uomo fuori dal sistema del potere, non insegna all'università e quando danno i premi non premiano lui. Lo strega del tempo non lo danno a lui. Ma lo danno a uno delle vostre terre, qui un padovano che si chiamava Albertino Mussato. Mentre Dante stava scrivendo il Paradiso, gli hanno dato il premio ad Albertino Mussato, non a Dante Alighieri, e aveva finito quasi il Paradiso. E l'hanno incoronato, gli hanno messo i guanti di capro, perché lui era un grande tragediografo. Pensate Dante cosa deve aver pensato e provato. No? Quindi oggi il grande Dante, l'uomo di cui celebriamo il 700enario tra un anno dalla morte, era un outsider. Era un uomo fuori dai giochi di potere e con questa sua essere un povero Cristo era dirompente. Ecco, quindi era la pietra scartata che è diventata una testata d'angolo. Era un poveraccio che ha denunciato con una lungimiranza e una acutezza straordinaria l'ingiustizia che lui vedeva intorno a sé. E oggi, 700 anni dopo, come vuole una leggenda medievale, siamo in grado di dire accidenti, probabilmente Dante aveva proprio ragione. Adesso rimbocchiamoci le mani e andiamo in direzione con il nostro poeta. Gianni,
ci arriviamo verso la fine. Sì, certo, sì, sì, no, non vi preoccupate. È vero che io vado in trance dantesca e voi dopo siete preoccupati anche di te. Finisce come una notte bianca. Prima di dare l'ultima a lui, devo dire alcune certo, cose. Naturalmente. Allora, Riccardo da Facebook mi ha detto di commentare una terzina, che è quella 88-90, dove Beatrice dice che ci sono, che tu devi temere delle cose, ma che lei non teme determinate cose perché è fatta così da Dio, per grazia di Dio, e quindi non è toccata dalla miseria e dalla fiamma. Allora ringrazio Riccardo di questa domanda, è una domanda molto ampia, però questa domanda mi fa parlare della zona Beatrice dentro di noi. Questo è forse il tema più mistico anche della commedia, ma la commedia è anche un libro mistico. Esiste una parte dentro di noi che è intoccabile, esiste una parte dentro di noi che è un punto eterno, e non è a disposizione solo dei grandi mistici, è connaturata all'essenza umana. Esiste una parte di noi che rimane integra, che anche se soffri tantissimo, eppure è lì, quella parte è lì, indistruttibile, soltanto che è coperta, dimenticata dentro di noi. Non è morta, perché è sempre, è la nostra sorgente, è il nostro Cristo interiore, il nostro punto eterno, la nostra zona Beatrice. Ecco cosa dice Beatrice: io sono fatta in modo tale che non posso essere danneggiata. E questa è una parte di noi, è la parte dello spirito. Naturalmente non è la parte psichica e non è neanche il corpo. Il mio corpo può essere naturalmente danneggiato e la mia psiche è una farfalla, svolazza di qua e di là. C'è poi invece una parte dentro di noi che è il nostro più intimo e non ci appartiene, potremmo dire così. È il Dio dentro di noi. Ecco, ed è Beatrice, solo che Dante dice Beatrice. Ecco, questo è un po' il mistero di questa terzina. Ecco, io non voglio abusare della vostra pazienza e allora penso che devo dare la parola a Don Giuliano e poi c'è un crescendo musicale finale. Ecco, allora, poi avremo altri due incontri con Gianni, per cui certi temi ritorneranno ancora. Io ti ringrazio veramente per la, così, per l'entusiasmo, ma anche per la profondità del tuo parlare. Grazie. Quindi grazie. Prima di dare l'ultima musica a Cristiano, che ringrazio anche Gianni per il service, ringrazio anche chi collabora. Vi ricordo anche che il prossimo incontro sarà mercoledì prossimo sul Purgatorio, con l'accompagnamento di una chitarra acustica di Luciano Chillemi, sì. Mentre l'ultimo incontro sarà il 29, sempre sul Paradiso, con l'accompagnamento musicale di Gerardo Ferisatti e del nuovo direttore del Teatro Sociale, che è Luigi Pussetu. Ecco, faranno coppia l'ultima serata. L'ultima serata sarà anche poi, c'è una performance, una danza moderna con il gruppo di Simonetta Rovere, che interpreteranno il Paradiso, l'Inferno e il Purgatorio. E volevo ricordare anche una cosa: se qualcuno uscendo o andando verso casa, qui abbiamo messo due cestini, vuole aiutarci, chiediamo anche un'offerta, se è possibile, ecco, con molta libertà. E ricordo poi, ultima cosa, se qualcuno è interessato, noi domenica come comunità di San Martino parrocchiale andiamo a Marengo di Caule, dove c'è una comunità monastica di Don Luigi Scatto. Chi vuol venire, si parte al pomeriggio alle 2 e torniamo la sera dopo aver mangiato una pizza insieme. È domenica 19, che poi tra l'altro, ecco, vi invito a ricordare domenica 19 luglio, chi ricorda il giudice Borsellino, 19 luglio. Quindi ecco, pensiamo anche a fare memoria. Grazie a tutti, ecco, e grazie e buonanotte. Non mi è più,
Grazie a tutti. Volevo complimentarmi anche con la presenza di parecchi giovani, penso sia un segnale di speranza anche di... Assolutamente sì. Io ringrazio ancora tutti voi, Don Giuliano, il mio omonimo Gianni per l'assistenza tecnica. Se qualcuno di voi volesse poi una firma sul mio libro, glielo dedico con grande piacere. Ci sono i libri, sì, là ci sono un po' di libri e anche un po' di cose su Dante, e non perdiamoci di vista, e mercoledì prossimo, se vi è piaciuto, continuiamo il viaggio. Bene, grazie, arrivederci. Ciao. Bene.